Lorenzo Di Flaminio, che esperienza è stata per questi ragazzi? È un'esperienza sempre nuova, perché è la piazza del volontariato, che è il momento iniziale di Io Tu Volontari, un'esperienza che si svilupperà per diversi mesi e in collaborazione con le scuole della provincia di Pescara, tutti gli istituti superiori, quindi 12 istituti scolastici, 40 associazioni di Pescara, e i ragazzi, dopo aver fatto una prima, dopo aver scelto in questa piazza le associazioni dove vogliono andare, potranno fare uno stage di 20-30 ore, dove potranno sperimentare il valore del volontariato. Quindi non solo teoria, ma proprio l'esperienza di passare del tempo con le persone che hanno a cuore il bene comune. In Abruzzo, per quel che riguarda proprio il volontariato, a che punto siamo? Ovvero, si sente ancora molto questa esigenza da parte dei giovani, oppure fate un po' fatica a reclutarli? Si fa fatica, le associazioni fanno fatica, è cambiato il sentire proprio di queste generazioni rispetto alle nostre, il sentire del volontariato di queste generazioni è più rivolto verso l'ambiente, verso l'arte e verso le nuove forme di tecnologia.